Scende la sera su Betlemme, su un giorno che i suoi abitanti non dimenticheranno. La visita, seppur breve, solo 12 ore, di Benedetto XVI è come un balsamo su una ferita che sanguina. Il Papa è stato qui, ha visto, ha toccato con mano la difficile condizione di tanta gente, ha soprattutto raccolto un invito rinnovando un impegno ed una promessa: non sarete dimenticati. Lo dice apertamente nel saluto al presidente Abu Mazen, sottolineando l'emozione provata nell'ascoltare le testimonianze dei residenti di Betlemme ed anche di Gaza. L'angoscia per la situazione dei rifugiati che, come la Santa Famiglia, sono parole del Papa, hanno dovuto abbandonare le loro case. Ho visto il muro che si introduce nei vostri territori, separando i vicini e dividendo le famiglie, circondare il vicino campo e nascondere molta parte di Betlemme. Anche se i muri possono essere facilmente costruiti, noi tutti sappiamo che non durano per sempre. Essi possono essere abbattuti. Ma per questo c'è bisogno di rimuovere i muri che noi costruiamo attorno ai nostri cuori, le barriere che innalziamo contro il nostro prossimo. Ecco perché nel concludere il suo discorso, Benedetto XVI ha rinnovato l'appello all'apertura e alla generosità perché sia posta fine all'intolleranza e all'esclusione. Non importa quanto intrattabile e profondamente radicato, ha detto, possa apparire un conflitto, ci sono sempre dei motivi per sperare che esso possa essere risolto, che gli sforzi pazienti e perseveranti di quelli che operano per la pace e la riconciliazione alla fine portino frutto. Il mio vivo augurio, ha detto Benedetto XVI, per voi, popolo della Palestina, è che ciò accada presto e che voi finalmente possiate godere la pace, la libertà, la stabilità che vi sono mancate per così tanto tempo. Vi assicuro che coglierò ogni opportunità per esortare coloro che sono coinvolti nei negoziati di pace a lavorare per una soluzione giusta che rispetti le legittime aspirazioni di entrambi, israeliani e palestinesi.